Il ponte dei Barretieri è stato riaperto nella tarda serata di mercoledì sia al traffico pedonale che acqueo dopo l'intervento di stuccatura della crepa da parte dei tecnici di Insula. Il manufatto sarà oggetto di un monitoraggio per verificare con cadenza settimanale l'evolversi delle sue condizioni per valutare la necessità di un intervento straordinario di manutenzione, ma per gli esperti non esiste alcun pericolo di crollo. Quelle crepe sono presenti da anni, confermano i gondolieri che quotidianamente passano sotto il ponte tra Rialto e San Marco, al centro di uno dei tipici itinerari turistici dei Pope. Di tanto in tanto si allargano, perdono intonaco e vengono nuovamente riempite, spiegano. All'origine del problema gli smottamenti delle due sponde che si trovavano originariamente su due diverse isole. Immancabile la polemica che come sempre contraddistingue ogni evento piccolo e grande della vita di Venezia. Alcuni commercianti delle mercerie hanno fatto veementemente presenti ai vigili che presidiavano il ponte le loro rimostranze per il mancato afflusso di turisti determinato dalla temporanea chiusura.